Io adesso non voglio dirmi, manca un minuto alla fine più recupero, almeno ci liberiamo di sta odissea, ragazzi. Ma dico io, no? Con tutte le squadre che c'erano in Sud America, dovevamo fare 10.000 km per giocare con Venezuela e Ecuador. Adesso, con tutto il rispetto per Venezuela e Ecuador, per l'amor di Dio, non voglio. Anzi, è stato deleterio per noi perché ha sottolineato i limiti della nostra nazionale. Perché, ragazzi, noi abbiamo faticato con Venezuela e Ecuador 1-0 con un gol al terzo minuto e non abbiamo più fatto un tiro in porta, ragazzi. Siamo imbarazzanti, eh? Siamo imbarazzanti. Dopo 4 giorni di assenza sul tubo. Adesso c'è, cioè, poi stanno giocando, adesso vogliono pareggiare tutti i cosi. Dopo 4 giorni di assenza sul tubo, ragazzi, volevo ritornare con un bel video, un bel exploit invece con questa nazionale un po' così e così. Vabbè, dai, belli siete, ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nice nella casa del pane Balun. Allora, ragazzi, non ci vediamo da 4 giorni, no, 3 o 4 giorni che non faccio video. Mi sono preso una pausa, un po' come la Serie A per le nazionali. Dai, allora, mancano 3 minuti, no, 4 minuti alla fine, ho dato 4 minuti di recupero, perciò ci guardiamo il finale insieme, diciamo due cosettine su questa partita, ma più che altro non tanto su questa partita che c'è veramente poco da dire, un po' su questa sorta di tournée fatta negli Stati Uniti, insomma. Diciamo appunto due chiacchiere, facciamo due chiacchiere insieme. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale. Mi raccomando, ragazzi, fatelo, è importante, è gratuito, non costa nulla e mi fate un gran piacere. Ho notato che qualcuno si è disiscritto, ma tornate dal Nike che ci facciamo quattro ghigne, dai. Perciò iscrizione, attivazione della campanella, mettete un bel like, ragazzi, che è importante, è gratuito anche quello, e soprattutto ditemi la vostra. Io devo essere sincero, ragazzi, adesso c'è il calcio d'angolo per l'Ecuador perché già mi sento che questi alla fine la vanno a pareggiare. Io devo essere sincero, no, veramente, con tutte le scuole, io, cioè veramente, questa tournée americana, dovevamo andare a New York e l'altra dove è stata? A Miami, vicino in Florida, qualcosa del genere. Fare due amichevoli con Venezuela e Ecuador, ma dico io, ma piuttosto organizzatela con, che ne so, Brasile e Argentina, almeno qualcosa, Colombia, ma Ecuador e Venezuela, ragazzi, non si possono sentire, ripeto, con tutto il rispetto per le due nazionali, però sono abbastanza scarse, noi più di loro, perché non è che abbiamo fatto grandi cose. Però, ragazzi, veramente fare tutti questi chilometri, rischiare, perché poi questi sono anche nazionali che, insomma, cercano il grande palcoscenico, cercano la grande squadra per mettersi in mostra. E insomma, io non è che ho visto tanti, cioè ho visto tanti limiti tecnici da parte dei giocatori, perciò tanto agonismo, tanta fisicità e poca tecnica. E quando è così rischi, magari anche che per farti vedere rischi di fare un'entrata, un infortunio o qualcosa del genere. Adesso c'è Orsolini, magari no, niente. Perciò, insomma, è anche abbastanza rischioso fare certe partite. Poi capisco che la nazionale ha bisogno di fare amichevoli, Spalletti ha bisogno di fare delle prove, insomma, ci sta, per l'amor di Dio. Però, insomma, tutti questi chilometri, andare dall'altra parte del mondo per fare degli amichevoli, mi è sembrato un po' eccessivo, anche perché poi oggi si giocava a New York. Settimana scorsa si è giocato, se non sbaglio, in Florida, che non è proprio dietro l'angolo, perciò, insomma, anche tutti questi sbattimenti, sinceramente, ci vedo poco, po, poca, poca, attuali, po, no, poca, poca attualità nella cosa. Insomma, qua si fanno le cose solo per denaro, secondo me. C'erano in ballo tanti soldi, si è lavorato più su quello più che altro che per fare un amichevole per delle prove. Detto questo, insomma, eccolo qua, Barella, il 2-0 di Barella in live con Scavetto alla Totti è fenomenale. Lui se lo merita, devo essere sincero, perché insomma ha fatto una grande prestazione, il capitano della nazionale. Io darei a lui la fascia da capitano, devo essere sincero, la leverei dal portiere. Adesso io non so come funziona, se veramente è per l'anzianità o per il personaggio. Io vedo più un Barella, anche perché poi,
Secondo me il capitano deve essere un giocatore di movimento, il portiere troppo sempre lontano da situazioni di gioco dove il capitano può dire la sua, può parlare con l'arbitro, piuttosto che io preferisco sempre un giocatore di movimento e se è centrocampista è proprio è la miglior cosa. E secondo me Barella, infatti oggi ha fatto una grande prestazione con la fascia da capitano e fa anche un gran gol. 2-0, dai, allora rettifichiamo il risultato in live. È la prima volta che faccio un video a partita in corsa e addirittura mi fanno il gollettino in live, perciò anche una novità nei video del Nice. Gran gol, 2-0, insomma, poco cambia, la prestazione non mi ha fatto impazzire, devo essere sincero. Noi abbiamo fatto il primo gol dopo 3 minuti su quella punizione ribattuta da Di Marco e quel gran tiro di Pellegrini, e poi arriva il secondo gol al quarto minuto di recupero, perciò sostanzialmente nel mezzo c'è stata una partita veramente tanto spezzettata, tanti fischi dell'arbitro, tanti falli, tanta irruenza, pochi tiri in porta, i portieri veramente sono stati poco impegnati, perciò è stata una partita un po' così. I gol, devo essere sincero, i gol della nazionale sono stati tutti e due belli, sia quello di Pellegrini che quello di Barella. Se vogliamo sintetizzare, racchiudere la partita in due paroline, sono stati due gran bei gol in una partita un pochettino molla, molla, molla dal punto di vista del gioco, insomma, tanto fisica, ma poca roba. E sinceramente poi a un certo punto abbiamo anche quasi non rischiato di prendere il gol, perché poi alla fine Vicario non ha fatto grandi parate. Però insomma loro erano lì e un paio di circostanze potevano far male. Detto questo, ragazzi, io vedo una nazionale veramente un po' scarsettina, un po' scarsettina. Poi è vero, no? Noi siamo fatti così, noi nelle amichevoli piuttosto che nelle qualificazioni fatichiamo sempre. Poi dopo quando c'è la competizione, quando inizia la competizione importante, l'europeo piuttosto che il mondiale, la nostra la diciamo sempre, si vede che lì scatta un meccanismo magari diverso e qualcosa in più la diamo, però un briciolo di sostanza io vorrei vederla in questa nazionale, e sinceramente tolti un paio di elementi è poca roba. E poi quel paio di elementi che sono secondo me dei fuori classe, uno su tutti è Barella, è inutile dirlo, però non sono, sì, sono dei fuori classe, ma non sono quei fuori classe che poi possono farti la differenza nella partita, no? Danno tanto contributo alla squadra durante le partite, però poi il fuori classe, l'attaccante, piuttosto che pure lo starnuto in diretta. Questo video è fenomenale, starnuto e gol in live, di tutto è successo. Dicevo, il fuoriclasse deve essere insomma l'attaccante, quello che porta il gol, quello che ti fa la differenza. Speriamo in bene, perché insomma è una nazionale che non mi convince, no? Poi sappiamo, l'ho detto prima, quando inizierà la competizione, cioè le europee, tutto cambia, però insomma diventa molto difficile. Allora, ragazzuoli, domani inizia la settimana, perciò speriamo bene, si riprende subito, non subito il campionato, cioè inizierà la fine della settimana, però insomma ci sarà il rientro, il viaggio e tutto, perciò torniamo alla normalità per poi chiudere, l'annata, appunto, perché se non sbaglio non ci saranno più soste fino alla fine del campionato e delle coppe europee, si farà tutta una tirata, perciò ci sarà da lavorare. Ragazzi, dai, vi auguro una buona serata, una buona notte, ci vediamo domani che iniziamo la settimana con un bel video. Vi abbraccio di cuore, vi chiedo un bel like e come dico sempre io, bye bye!